piana, tu sei satiana, sa Giudita, sa Flora, sa Silia, sa Iunone, sa Venere, Ruscara, tu sei satiana, a Badessa, Roccapura, chi su mala, Iusana, sa Giudita, sa Flora, Pedognoglio, sa Ermosura, chi o calde, di Rufora, sa Silia, sa Iunone, Cadecantu, bella sese, non lo ponzo a paragone, sa Venere Buscara, si digno de demigrese, cusa soio di lunara. Saide ha cambiato un'era, è stampliata, saide è tutto. No, padre, come ti vedi, non c'è come tutto, mino. Ha cambiato qualche rinnovamento di questo bagaganaglia, mi. Però gli antichi erano meglio. Cosa che questa cosa è più adatta e più sincera. Questa, oggi, fare una cosa e non è fatta come deve essere fatta, è falsa. Tutte le vie erano assestate, bianche non ce n'era neanche, tutte erano assestate. Tutte impedrate. Io devo che vi dà impedrato. La pietra mia vi dà impedrato. La pietra collocata una. Io lo so fare pure io. Ci ho lavorato tanto nell'impresa così. Sì, sì. Poi, e che vi sono cambiato le leggi, sensato. E ci vuole occhio, ma. Se non c'hai occhio è inutile che lo fai. Puoi fare saldomoso, vai sul muro del saldomoso, si usa i suoi scontoni e si andavi a coso, a sulla quezzo, a cui, a suo Don Giuseppino, si ogai sa pedra, e vai a misurare se badale, e si bicchettai, si va a misurare tutto. Capito? Innanti Saldomo finì, non fin come antico, a mattone. Secondo piano c'erano i ricchi solo, lui era piano terra. Terravino, Saldomo, so, chi è Bodia, tenia terravino. Si trovano nelle vigne, quella terra grigia che c'è. Non tenimi sa mattone, che sa mattone se non lo sconosciamo, perlomeno, Dio non può narro di a mie, no? Come bullying, c'è vero che bullying, ma bullying sura sbulito. E noi vedi, si entrava sul corridore, sa camera, sa cucina, e lui con quelli otto. E noi abbiamo detto, ti ripeteri a Mugasa, ti ripeteri a Zogolco, e ripeteri a Zaino, ripeteri a Zavazza, tutti li fai di su gabinetto, dove te io dai gabinetto. Ma che mi si terra, il solto, e mordai e le pigiai in tutto. Chi dai mi sei da sano, teni mi ma cosa abbindomo, andai mi sei a San Fontanella, a Salleare Sabba. Capitato, uno in sangue di Santa Luca. Uno in sangue di... A te pronta siamo a domo te andare da tu le papordano. A sangue, te perché tu mi? In via Paolo Morsa. Via Paolo Morsa. Uno in piatta larga, uno in piatta larga. Uno in piatta larga, in piatta ancora. Uno in piatta di Alvara. Uno in piatta ancora. E una in Sotremuleo. E una in piatta capitale, di Protapintone. E una in capitale. E via Cagliari pure. E via Cagliari, si è contonata. Si è contonata di Antonio Maria Serra. Serra, a si è contonata. Ehi. Invece a Sabadonzo. E appunto a Virasa, però è subito mi vidi vicino a nonna tua, di fronte a nonna tua andai sicuro alle Aresabba subito. E danno la condotta idrica, che in Saldomo non mi dai a Abba come ti comono. E ogni fontanella gioca sul fascio. Tanto... Stai sul fascio, adenante, proprio no, con noi c'è così, accade sul fascio. Quella si è fatta a Mussolini e si è votato su tutti. Questi su pontezzi pure, i su pontezzi pure sugli umani sul fascio, che ha fatto dopo. Se non andai mi sa sapere a Samunare, sì, quando mi vidi in noi vicino e sul furrage se in su, il rio Puppo andai mi sa in lì, poi a spezza in terra, ma bello Samunendi uno, sabba corrente andai mi noi, sì. E poi andai mi sì, a lontano, vi su camminetto, mi vidi tanto, non mi vidi strada, di Bescomo può calare a Savetraggia. E ta pigende, c'è poi mi so schibigai con suoi scarro, so de Sallina e tutto, e non dimigai sa roba. Sì, vidi asciutta che le sterrimi in questa stanga, sicuro vicino,
nella tira d'uomo in fusta non andava bene, e tanto non ne mica io proprio per volontariato lo pagato, ma tu sai non le hai, non si scaldarono, non si andati a noi si è su dalle buche. Fate l'incuo della sala di patria, andando a Salvinza, tutto dentro, vivi fino a su papi a Naviga, in cui sono detti a Bucciana Carente, senti che è da Bahia, di Minne Giugambule, sono detti Antoniettori, e appena fin da io. Quando nasce mi sono lettore, non mi ero ragazzo che uno. Dai, a 2300 abitanti. Canto? 2300. Ma non avevo il cucco, padre, a fin manno, ma io non torno a gente, vedi una cosa. Fidi a battere il botto di cose come te scomode, penso, perché la gente vede una cosa spaventosa. 1961, che in mant'anno da poi, che l'aia che mi vento da manco, 1800. Ma tanto, vero, la gioventù di Vidinò, che poi se ne sono andati tutti a travagliare ora, per forza tutti si hanno fatto una famiglia, padre è rimasto senza nessuno. 2011, ancora 3 che in mant'anno da poi, a minare altri 1000 abitanti e dai 1800 fino ai 1000 su, 1000, non ci vuole sicuro. Ma dove siamo? Siamo già a 600. Se schento perché se schento il cinto perché nel mondo di Giovanni Marra e così qui spaghi il schento 29 la Giovanni Marra signore più di grinta sul mondo. Quando mi sveglio la notte, perché non è sempre che mi faccio il giro del paese con la memoria e dico, lì c'era Tizio, lì era Cacciaio, erano composti così, insomma mi ricordo le famiglie, tutte me le ricordo. Mi sfuggono molte volte i nomi perché non sono così, però poi man mano mi ricordo anche di quello. La gente vidi umile Naramoso e se li chiedia sono ubiachere, si facchiano a biccolo se uno tenia bisogno. Ma non scherimi bene in carrella, se non si zimisi a cusire, non si zimisi a fare maglia, non si zimisi a suffrisco. Narami faula, narami si contoso. Insomma, si trivagliai di. Sì, è piatto ballo, sono pieno. Pieno gente. La sera, sotto l'albero lì, non mi mancava mai sul gruppo, non c'era televisione. E allora magari si cambiavano tutte le cose che succedevano. Io mi ricordo di questo, era pieno, pieno di gente lì. Era. Tutti qui a Naigun, a Pieta Ballo. Tristezza è troppo bella, non t'avvisa schidano, sul viso geniale. Ti rendere attraente, un sorso se via, consola ogni coro, si chiama fortuna, su chi cosa va a tre monte stivaga in corona, perfetta cornice assabitato, in cartolina d'ampore illustrato, che suggestivo e suo panorama, su passante che osserva dai alto, questa dote ne vuole di risalto. De antico esiste qualche cosa che su moderno può osservare, a paghe strada sagatta sonurage, testimonio di una storia millenaria, il reperto di ogni civiltà e a attenzione di chi viene da patria. E chi lo cambia a patria? No, come te parlerà. Guarda, è migliore di tutto che c'è in Sardegna. Aspettate, come di dare una battuta che andava più... Ti vedrà anche lui, Secche, che andava... Gianni Fanzillo, che è emigrato in Francia. E del bene che vi da Parigi questo. E il bene di cui non è con ti vedranno. Parigi nacque sa mezzo città di su mondo. Cagliagli! Patria sa mezzo città di su mondo. Un mezzo paese che si accatta. E tene ragione perché la posizione di patria non le c'è passato dal de paese. Ed è appoggiata da Sardegna e da Pidumeda de paese. Paese, la posizione che tiene patria nessun altro paese ce l'ha. Come Carlo Teo mi sono fatto male a Genova. Mi hanno ricoverato all'ospedale una rutta e c'era questo professore che mi ha pronto soccorso. E tanto fa il dente qui, no? Dice che hanno portato un documento. Dice, te lo bene, di patria, di patria. E dice, che paese? Perché non le piace? Non mi piace.
Io mi sarei sistemato lì se avrei avuto il lavoro lì. E sai io perché ho conosciuto Patria? E tutte le settimane venivo. Mia moglie era insegnante al liceo di Pozzo Maggiore. E io tutte le sabato prendevo la nave e me ne venivo qua a Pozzo Maggiore. E a mangiare, sai dove andavo? Da zia Giovanna. Da zia Giovanna. Sono arrivata a Biesciumare, con una tettina appesa in preno, mi fido agitato. Ti piace il mare, Furi? Vero? No, vero. Non mi piace, no. E perché è inverno adesso, e beh, sarà per quello, Dio, la pomata. Ma a me non mi piace, a me piace più Patria. Sarebbe giocare a trovare. Domo mia, in piazza mia. Via Leonardo d'Arborea. No, a me, in piazza, piazza Santa Croce, per l'antichità che è. Sempre la più bella mi sta la gusto, la più alberata mi sta sempre la più bella. Sì, beh, però... Sei più ricca, pure. Sei più ricca. Però tu devi comprendere, la più bella in modo di antichità è piazza Lantarughe, via Palomossa, via... Via Roma, tutti i cuori. Ah, sono storica i due, ma noi siamo più bella. La più bella è Via Leonardo d'Arborea. Sì, come sì, Vincente Battista. Sì, ma allora sì, perché erano gente che aveva di ciò. Ma dove trovi un viale a Paglia, in luogo che andiamo in questa zona? Sì, d'accordo. Bello. Tutto quel giorno non tenia un altro. E poi anche le attività. Manco cambiato via di Cattaretto. Patrizio è una persona principalmente onesta, laborioso, però un vago per maloso, non c'è più stato il degai, e s'invidia non lo ha mai abbandonato. Però poi sa vicinanza, no? Fa che te sparire tutto questo piccolo questo difetto minore, poi te avvicinando sono affettuoso, sono amabile, sono fraterno, solo che voi si distaccano senza mai nessun motivo si può narrare, e questo è un difetto che ho sempre notato, no? Amico, chi ha potente può rizzosarlo. Amico il vero e proprio, amico quasi fraterno. Poi a un certo punto si sono allontanati, ma non è che si sono allontanati per colpa mia o per colpa in solo, che è il suo carattere, che è nel nascito, però per denaro giusto, che le circostanze della vita sono medas, e quindi ognuno poi si forma la sua famiglia, si forma l'altra amicizia, si altri interessi economici e politici, eccetera. E quindi si sono restano dei gai, distaccati, poi anni e anni, però si abbracciano quando si viene, no? E tornano a mentare sul tempo passato. Quando giocavamo tutti i suoi amici di questa carrella avevamo unito e giocavamo un pari. Pizia Zecca, Marianzo, Caterina Gossu, netta di Tia Rosa Viga, tutti andavamo là. Praticamente a Rioni, capitale, che so io, Guventu, oppure Santa Rughe. A Piatta Larga, per giù, dove mangia le damura, come. E allora giocavano un po' tutti, e quindi questo era il divertimento del dopo messa o del pomeriggio.
Bambini, bambini ce ne avevano tanti, allora le famiglie erano quelle che erano poche, era poca la gente che avevano uno o due figli, se no erano 5, 7, 8, cioè c'erano 3 o 4 famiglie che ne avevano anche più di 10, bambini ce ne erano tanti. Giocai in Giacucco Lepere, a Pilli Pollibaldi. Il sentimento era quello, a pranzo, a Sentinella Andente, Pilli Pollibaldi, a Palma al Muro. A Palma al Muro. Bello. A Mosa naraimoso. Sul gioco nostro vi da giocare a Mosa. Mosa era il tipo che era penalizzato, che faceva da cavalletto praticamente, e gli altri saltavano. Una volta che saltavano tutti, aumentava la distanza, c'era un tracciato, da lì dovevi saltare e mettere le mani sulle spalle di chi faceva cavalletto e saltava dall'altra parte. Chi sbagliava tornava dall'inizio ed era penalizzato a mettersi lui da cavalletto. Con su gaddu de ganna, lui costruiva noi a mano, costruiva il fuoria giolasa e facciamo la gara a correre per gai in carrella con il suo ghiccio. Savone voi, a un'altra e girai. In chimbe, in sese, una girai da un'ala e una girai dall'altra e a brincare a Teresa e a Battor. Poi non facciamo il suo turno. Poi vintra due come Maria, vintra due Maria, vintra due più a sé. E lei era sempre che vidi. Si faceva un fosso nelle... Allora, tu sai, non ce n'era asfalto, no? Dappertutto, qua nelle piazze, cercavi un posto più o meno senza il selciato e lì si faceva un buco e si giocava con le palline. E chi li spaccai prima? Fanno la marroccola 2 sempre spaccai e cercavi di avvicinarti sempre di più a questo buco, chi riusciva ad entrare da lontano, gli altri erano penalizzati e pagavano con un coso, però non con una pallina di vetro, ma con un frutto della ghianda. E poi per giocare i giocattoli non ce n'erano, ci facevamo sia la palla di stoffa e sia le bambole. Sono pia di stoffa, pezzi di stoffa li cucinavamo, poi facciamo rimbottite così e così ci giocavamo. Se spupia fin fatta la seconda giochiamo dell'ana e poi fanno sui stile, ma le buone a sospiro dell'ana bianca, e poi l'hai messa dritta. E poi a giocare i mesi. Poi noi giocavamo anche con le pietre che le chiamavano, sapete di schedula? Avevamo 5 pietre, non lo so adesso anche se ancora si usano quei giochi. E non avrai nemmeno, a te che intendesi, sul giorno di Ave Maria, te venne nell'andomo, non te venne mancare. E quindi a sul giorno di questa campana, noi devi rientrare all'andomo. No? Che se no non bevi sa mamma di su notte, e poi a de di e bevi sa mamma di su sole, che di che podia fugare. Quindi non si incutiano questa paura, questo Natale, no? E non si insegnava in domo e ti paghimi. A te, se si so, addenanti dei suppragiri, pieno di braggia, con sapeagna, no? E non si scaldimio dei gai. Non si scaldimio dei gai e quindi non mi ha detto da raccontare. A un certo punto, mi scherzo a spugnare, andai mi sassumetto a dormire e buonanotte al secchio. Le cortofiai ne mai dà in patria, sia trigo sia ad ogni cosa.
in quei tempi erano lavorate. Erano lavorate, non c'era un palmo di terreno che erano lavorate. Perché c'era la volontà di lavorare. Oggi niente. La campagna, sa, non sono più come innanzi. Ci sono in ogni azienda, uno, due, massimo. Poi se non andavano anche le mamme, le sorelle, e guai, andare tutti era. Quando vivi babbo, noi fummo in tre. Vedeva che vedi in Batter, vedeva che vedi in Kimbe, vedeva che vedi in Sese e Gai. Aio Maria, aio una sazzuosa. E mamma diceva, vai, tutta tiena che si otana, non penso di mia mamma, no, che sia. E io invece tranquilla, se può andare, andai e via. E lontano me. A parte si sai chi, dovevi andare a Cardio. Andare a Cardio, andare a campagna, non si andava da Dane. E poi andare a Cardio, cambiava chilometro. Chi il suo pastore, il pastore veniva su Cardio, poteva trasportare sul latte, gli altri che facevano l'agricoltura e gai, travagliavano in un saino. E me lo tenia tutto il saino, però veniva a Caligun che non lo tenia pure, non si poteva comprare. Si sacrifici tutto. E poi si attia Sallina con saino, non vai a macchina se è nei strada. E mi chiedeva vai in altro locale, o hai no caddo? Appena cadda saina, appena cadda saina, appena cadda saina, non vai ad altra strada. Un aino si muove, sapone, con gravisto, con briglia, e se sette di primo, entra in un'istalla, si va al locale, poi sei sicuro. Poi sai, nel faccia da domani, no? La prima volta si muove da correre, si muove, poi, no, poi è difficile da correre. Anna sempre piano. Ed è bella domanda. Sol Boes. Il babbo ce lo segna a bene. Qua, più di 40 coppie di Osca erano allora. Tutti in piazza di convento, in piazza di su, della chiesa di San Giuseppe. Tutti lì. Mio suocero, io non ero niente in allora pure ancora. Mio suocero era segretario di questi bui, ma come li manteneva bene, diceva tu, lo fai strivallare troppo sul boisa, babbo, gli diceva, lo fai strivallare troppo, un attimo, e disfugusso di un gai, no, abbaida, no, fate il gai tutto ieri, non fate il gai a babbo, l'ubrigai, che babbo voleva andare sul boisa, sempre a rendere, da un già sufficienza troppo intraidi. E si colcai di nì e fin notte e dia. Da colcare in pinnetto. Da colcare. Non vinetto si fa che questo poi fu il chidone si è intricciato il gui de punta gui e lo fa che mozzo debbi stare tre battrumines primo ponimo sull'aru poi cominciamo su venu e si venia con sauda sa che pone di sorriu alta della seca imoso attimo sa su ai nie e la così mosco su vile verru e in sabunta vi ponimo su una cosa in modo di non bigalare mai abba manco non ti abba mai bigalare di su vinetto mulgere a mano mulgere a mandradunda coi come già sono tutti stalla cioè mugitrice cambiato meda ha cambiato queste tutto hanno modernato. Hanno fatto tutto locale, hanno fatto tutto canto. In domo, sono nostro, l'azienda del gai in campagna non è di niente. E tanto, e Deo ha continuato, poi sposata, sempre che è tutto, vattia su con latte, Deo vai a su caso, non sa mentre sei con mamma. Si scaldi. A 37 gradi, 36, e si quaglia. Una volta quagliato, si muriga, poi la uppiamo naturalmente, lo diciamo la stessa discorsa, ed è così. Tanto, quando mi fio Deo non bindaia di cosa, quando mi capoca un babbo, non bindaia di domoso, a quel caimo si pinnetto, il suo pinnetto, sia di suo padre, naramos in casa, si naraidi, e si narai in coso in Qualdemola, in tre sporti. Tu non c'hai il binza, il baia sempre gente, il baia da... Non ti mia, almeno, gente che conosci, al vicino, le... Come, non banni un...
dormire più di una vita, non pare manco era lunare. Devo come che lunare, io uso la via di Santa di Calera dai, mi paga fino al male, da Santo Giuseppe. Non vediamo su un cristiano, macchina, andrebbe bene, niente. Neanche macchine adesso ci passano così. In sorroso di Salvinza, vi pianta in Savai, vi pianta in Suasrulu, vi pianta in tutte le sprovviste, che si devono tenere in domo, le spiantare in puro, che non tenia da terreno di incontrare altra cosa. Di tutto, anche lì in campagna, anche le ciliegie ci portavano. La cosce, pira, coso, pira montoli, naraimoso. Ci bucumere, sa sindria, su melone, l'uva. Ti si narra da me, di questo pisce, pirastu e Santo Pietro. Bolli, bolli, ma già che l'abbiamo sua padre a voi, che l'abbiamo sua Bibbia. Che andai durai di sana varia da lì che ti voto narra. Durai di meda, è buona. Come è tutto cambiato, insomma. Ma prima era tutto diverso, eh. Tutto era diverso, tutto da campagna si portava. Trigo, orzo, vena, sulino, e sulino poi lo preaiano a filare che si faceva a tessere, solo intorno di lino si disiano. Prendevamo la bischenda. Subivi spinso su, che lo faceva lei in sa... Salbeltica, poi sa canna gli spaccaini, e faceva la spischenda. Arrivamo in paese, nel vicinato così pieno, a tutti un piatto di ciliegie, a tutti. Mica le compravamo come adesso, le cose, le frutta, niente. I ragazzi oggi non ci vanno a lavorare, a zappare non ci vanno. Capito? Tu sei sapiana, tu sei sapiana, sei udita, saprora. Le colture erano sicuramente naturali, cioè la pernice mangiava il poco grano che rimaneva, ma stoppie ce n'erano dappertutto, seminati, orzo, grano, e quindi la selvaggina che stava benissimo, c'erano conigli, c'erano lepri, c'erano volpi, c'era di tutto, tranne che pochi cinghiali. Cioè i cinghiali sono aumentati negli anni 70, mentre prima quando ammazzavi uno o due cinghiali era festa grande, ma la compagnia era composta di 40-50 persone. Salbinza non ne vediamo, che avevano tutto coltivato, si variano giardino. C'erano grandi figli, adesso non ce ne sono più, quindi è tutto. No, allora. Tutto esaurito. Deo, momento, gente bisedda, noi siamo i 3 binza, 2 al fin di cocca, una fin di casiddu, una bella da abinuono. Vissuino più buone patria, Naraini. E Don Raimondo non teneva pensa al manna, Don Giuseppino non teneva pensa al manna, Don Vicente non teneva pensa al manna, Don Giuseppino era un Pedro. Veramente, Pietro, Don Antonio e Raffaele. Che teneva pensa? Poneva su Inno a vendere, poneva su Ciscomile e diebbe Vissuino. E andava a Sainie. Però che mi sono al buono, cioè. Tutto, la bella bianca, spizzere bianco e tutta questa cosa lì. Che buono. Prenda mia intimata, prenda mia intimata, sul sincero amore, e da luce la paura, con la tua mirada, ma prenda sul dolore, ma me da salire. Chi sulla scala e visto che scandai tanto. Su Pascale. È buono, eh? Paghi a Binuono, Muristello e Pascale, eh? Ma non ho dei gomo. Se mi danno e... Se mi danno, Cagliacco. E ditti gli sardi, tanto, da Binbonos.
poi pindacchi di denia da mesciare su Muscatello, per esempio, che stai fino a su Muscatello, può essere ancora più buono, capito? Può che spuntare da me a te, si lascia idea a palca su Muscatello, a che eri una tazza di Muscatello, pari a Rosoli, vuoi fare una tazza di Rosoli, vuoi fare una tazza di Muscatello, vedo uguale. E vino buoni, Guarda, autotono delle Sardegna, di questa zona, sì. Come hanno portato tutto dai continente. Lui, guarda che non c'è meschiato di qualche altra cosa. Era vino di uva proprio. Sì. Non veniva da nulla. E di fatti, cioè lui, a quel tempo sempre al cibo. Sì. Sempre al cibo, che non mi credo niente di lui. Adesso è tutto diverso, adesso c'è l'enologo. Te lo manipola come vuole lui, il vino lo fa come vuole lui. Si macina tutto a mano. Allora, capidea, chi non aveva la pigiatrice, che non erano tutti, si pigiava con i piedi, si faceva con i piedi, metteva dentro anche con i piedi dentro il strino e macinai sa uva niente. Tanto si vaghia tanto, ma come non ne vaghiano più il vino. Come sono tutti bastardini, compresi, parole povere. A Bellavone, so operatore, so. E la merita una tassa. A merare, dai. Tocca a battere. Non si buffetti. Tocca. Si mi orto tu in giro, fino solo a ba e vento, prome guste ti spavento, chi mi priva te respiro. Su di lo gemenai, poi, da quel tempo lo messaggi e lo trebbiai. Facevano il pranzo tutto a posto, proprio di casa, mica che stavano così, no. E quando c'era la tortura era uguale. Si chiamava tutte le famiglie che ci voleva venire. Anzi, prima si facevano con i buoi e con i cavalli. In Salzola, diciamo così, si andava dentro le naturali, se non stai in Salzola. Tutto vedra è Salzola, tutto una pedra rocca. Da che si va, Rodrigo, la montonano, capito? La fanno un mucchio. Quando tira il vento, tu con il triutto, con la forchetta, doveva. Se andava a vento, se sapeva farlo, il grano se andava pulito perché il vento tirava la sabbia, no? E figami. Ma in una zona mi stai solamente 8-10 giorni. Li sciuccavamo e si li ponevamo a goffe. Questa goffa è fatta da canna e di ramoso e il cutiaio di cuore. Poi lo leviamo e si li ponevamo in salmanta, al fora, in sollentolo il pezzo, insomma, tutte queste cose si ponevamo. Così è. I tempi non erano facili. Non fu facile, però fu bello. Bello, ti dai ad un avvicinamento a questa gente, di come mi ammento qua. Che dai un avvicinamento a questa gente, pur come si viene a morire, manco sulla bizzana. Innanzi si vaia subito, ci è taini, deo da che si riesce di rico, no? Ti fai già arrivare a spuggere. Chiodo da me a puggere, si avviata pure, no? Non solo il paziente, ma pure puggere, si gattai. E tanto mi stai, mi si arrivano, se spuggere, si lascia il bandicaini. Ma già in tutto, ci vi gente passette. Tocca dai, c'è che l'entramo già da zode. E lei fa una gai, no? E nell'entramo, con le raccolvola. Ma già in questa c'è un passente, tanto. Lei nell'entramo già entra la domo. E poi su notte vi da pulgare. E lui, sono in canestella, su questa mesa, lui vulgare che gli ho garza roba, adesso, de selva, che bevidi, no, balia. Poi lo giugimis, scusa, scolvola a su mulino a marinare lo giugimis. Il mulino di Tio Grosomocambule, alla parte di chiesa, proprio vicino a questa domanda di Maria Corda, oggi. Sì, c'era un busso che vidi e poi su delle frate di Torri, in sabbia alberata.
E niente, mi sa farina, poi che li ha saltata, che li ha fatta, cosa? Già esatto, questa canistella, mamma, se non si è fatta bene questa canistella, perché sennò no, su zucchirusso non si è buono, si con la cola, bello, se non si è fatta bene questa simula. E poi fai questa farina, questa settagiola, su esatto, questa esatto, il fin dei tre qualità. Poi la canistella, allora, che è la simula, e la più bianca, no, poi fai su zucchilato. Fare la farina, non so se è stato, di intrea, poi la canistella per la semola, doveva rimanere pulita, pulita. Da che ne piegai su cischeggio, così ne l'ultimi e la torrami a fare, finché era pulita, pulita la semola, poi vai su zucchirusso. Non parli più se farina nessuno, questo vitrigo cappello su chi produiano, in no, che no che non produiano su chi. Ma poi non ho potuto sal, potine non baldola, potine doppio 00, tanto non mi dagliava. E poi a suigere, a fare il pane. Ogni settimana si doveva fare il pane, con la spiena, il bello, molto bello. Via già avremo un massare, la matriga, su sale, sabato, tutto bene sotto, no, giù. Poi è stata questa farina, che sono mesudiano, e poi pagliata sono dalle di pane, e poi sono presa a mese su Igare. A me me l'ha regalato, quindi sono a mese su Igare che andava per sposarlo. Me l'ha regalato. Però, uomo, mese su Igare non le usa nessuno. Chi ne usa? Sui chimici, 30 kg di simula d'ogni chita. Tanto si bandicava il pane meda e noi fimmo una famiglia numerosa, fratello mio, noi schidrumiana ogni giorno in domono, andavamo a dormire in Iesi che lui in abeltola, su pane, su sprovvista e si arrangiavano in campagna. Già mi fa quello che va, su liscia, mamma mia, te una schivina, da che cucchiata. Sapete, mamma lo faceva sempre a primo in chiesa, su chi va, su chi pronta, devo camminare su vulfere, si narraiti, vulfere, proprio su russo. Poi esatto, non lo passiamo a trovare, e questo è su chi va, questo lo faceva a primo in chiesa, faceva il 23 in chiesa, noi avevamo in meno di famiglia. Faceva a primo in chiesa, e lo faceva a colone, a mi facchese con i mannas. Lisciasa, la sacca di suo furma, ma poi già il bocaiti e li poni a sabba, e la fai a lucida. E noi fimi sì, ma di che ne è questo che fa, ma rimmi ma di che ne è. E mamma non lo dai a questo andare bene, oggi si attattano. Non le sa trovare. Se mi fa che liscia, sa che in sabba, ordine sopra, con sabba, che al sacca entra il bocaiti in colore oro. La sabbieria di mese, che poni a suo zvulchino. Che la sorrai da infurrare, mi scutta, ti faccio su zicchideo, vedo uno che mi piace tuttora, a fare su zicchi mi piace da macchine. Noi a letto spieno lo facciamo noi, cioè, che era posto sul letto, poniamo sul lentolonetto, sulle luminerie, poi poniamo sul lentolo, e poi l'ammontamisi, e da chi vi è pesato, si lo devia stoccare con il sosoro, mica hanno vi pesato, mamma, se vi usdeo no. Mamma, lo toccai voi, se tu hai su pane e vedi un fiato in giro, in giro, vi dà alzato, tanto vi è pesato, tanto lo chimisi. E in cui vi ponimi, sul disegno, vi ponimi, sì? Voi che in scadda, scritte che era di scadda. Questi scadda, una volta che tu su pane, si indaguarda su burro, vivi la padella della sabbagalda, si funghia da appena appena, si catorrai da su burro, e vessiana, tutto salvolla, sa? E pare a tutto quanto ricamato con il zicchilato, bello. Stai lucido, sul zicchilato, paghimisi. A Santa Zulia paghi sempre sul zicchilato. Sì, a zicchilato e a zicchirusso che paghimisi. Sul zicchirusso è la passatura, quello. Quello non si ammuggica, si unghiata fino a una certa... che non c'era né molle né tusso, che andava bene. Poi faceva le corone. Le bagliette, cosa bella, i fiori. Deo via sempre in ventaggiola. Facevo le corone degli sposi, facevo i fiori, le roselline, varie incomporate. Come te la faghia, bella.
E se a scogone, su spuzzone, su fiore, vividi su nido, un sorgioso, su buzzone, voi avvicappare. Troppo bello era. Fidi una cosa splendida. E su pane, la bici mi sta pulita, quando è. Dai. E sa me sa mezza, non la penso. Mommi, per la penso che sa già in cammino, in fora. Fave, fagioli, le patate che si portavano dalla vigna. Patata con minestra. Minestra, minestra con patata. E patata sola pure. E patata sola. Tutta quella roba così. Farre la polenta. In inverno erano molti legumi. Andavamo a macinare a su di Tumenedu e Turi. Andavamo lì, e mamma a tutti ne dava di quello di farre. Tutti nel vicinato, a tutti. Io non che a Pinuggio me la. La maggior parte di Pinuggio mi chiede me la roba selvatica, erba selvatica. Pure che è di scoldola, che è l'imbuta, pure che ne cui anche fai. Quando non si ciappava il Pinuggio, tanto veniva l'imbuta pure. La l'imbuta è che c'ha borraggine. Salmurata, al murata non era in noi. Cursa, mettevano proprio a Marta, no, un fondo. Poi, sia Sagima, quella era più buona, però sempre molle, mica non se mi stava assata. Che ne vuole a me, dai, no? Che sanno la nostra che ne a me. No, cotta mai, no, crunga. Pane è quella. In quei tempi il formaggio per il popolo non ce n'era, non ne faceva. A emulzare, non ti che bevi su caffè latte. Non bevi caffè latte, bevi su salbelda, salbelda sull'altro, che si chiama salbelda sinara. Si chiama salbiclo, su cucchimi, si chiama su e madigami. Questo mi si emulzo. Però a Pasqua mi devi adesso caffè latte. Quando facevamo il pane, allora in estate facevamo le verdure. Melanzana, pomata, tenimi tutto, sai cosa la tenimi noi, non tanto, perché salama, piena e tutto, da che finora mandicarvi, pronto, da dirvi, tutto roba fatto in forno. Ebbe sempre una teglia di patate. E mi ammetto che fu buona, però fratello mio se non mandicai in sa pasta. In Sarre nal de mare, in Sarre nal de mare, figlio coi mire creò. La più si faceva a casa, già c'era un negozio che c'era che la portavano a vendere, però ne facevamo molto a casa. Poi si passa lunga, si passa lunga. Si passa da che lei di avvenire, mamma mia, tu sapete a muliare, una ventagliaia. C'è la terenza scanna, scomincia, tutto pieno canna, si può fare un bello. L'idea dai l'idea, sta pasta, e poi asciuttare la lasciamo, sicuro. Una meraviglia, bella, e buona. Gnocchetti, la metto devo fare una sabulchetta, lo fai mi scusso idro, con l'idro tutto arrigato, che bello, mi scamisi, il bagno mi si in questo idro, poi c'era arrigato. Se no, pure lo venivano invitando, che bevi su schilino, su bagno, su farina, a passare. Lo passavo in linea e fai tutto arrigato e fai i suoi gnocchetti santi. Però lo fai sempre, no? Fai a pacca a pacca. La minestra? La minestra si fa anche questa pasta con il mesudiano, questa pasta adunda. Che non vanno anche gli italiani, non era questa pasta. La fregola adesso si chiama così. Mettiamo la farina, il sabano, morigamisi e poi noi le facciamo in meta e la facciamo in canistella. La madura la poniamo così, la siccami, la poniamo così in busta di roba, poi la rimonire può fare su asolo, può fare questa cosa qui. La prima minuta la poniamo su brodo. Il brodo di pecora. Su brodo vedi qualche volta babbo la tia da smalcato, che vedi smalcato tanto, e le vedi domenica che abbiamo finito di niente. Su brodo vedi domenica, che hanno più vedi pure.
mio padre faceva il pastore, quindi noi molte volte avevamo anche l'agnello, avevamo, però ho visto delle mie compagne proprio passare la fame. E gaino era vita a vita. Avevamo sempre le galline, quindi avevamo le uova e avevamo sempre i polli. A mezzo agosto rimaneva su spudo a fare su spudichino in domola, spudo, spudichino, lo rimaneva a lo spesaino e poi fare la pasta asciutta. A mezzo agosto via, fino a dire come ti comono. Fino a mezzo agosto. Poi mi dice su, e mi dice questo budichino che lo rimuniana, lo rimuniano spesaino apposta, poi mi esausto. E poi Santa Giulia. Lei ha un anzone medico d'anno che mi lo regalava il suo pastore e se lo allevava in casa. E poi a Santa Giulia lo chiedeva, e non bidaia da comprare vetta d'anno, e facevano così. Come lo stesso, in ogni casa più o meno avevano il maiale, e il maiale serviva per tutto l'anno. A chi è lui, più russo sull'alto, e niana quando sull'alto vi russo, e niana a baidare tutto intorno al domo, non a domo mia. Poi cagusso vi di su, sa un sdotto sanno. No, sì che ne frundiai come te che lo frundia noi, sa gente. Allora per l'economia era quella, non prendeva denaro a comprare, si aggiustavano così. Non ho finito da un svolchino, tutto su mani, lo bagna tutto un svolchino, sei sull'alto. Non da un zappane, se mai mi sa il beldasa, se mi sa il piccolo beldasa, non si mi sono sosso. Chi lo poteva fare? C'era gente che non aveva posto di tenerlo in casa, lo teneva fuori. E la notte lo portava dentro casa, ci dormiva assieme al maiale in casa. Come ti sono salame, se saldizia l'avremmo più buona noi. La ricetta di Maria su salame. La saldizia sono sempre la mezzo. Sempre la mezzo, non copiare lui. Anche con la saldizza all'antica, però mi ha prodotto anche dolci, pavassino, con il delta, con il derigutto. Questo andai qui mi spolcoso, da qui mi sono spolcoso. Innanti come la macchina a lavare una crema, sa. Invece innanti la boniana non so. La crepia in cui bevono pure la bella si mise, c'è paese dal bella si mise sa scocone, se non vedi tanto cosa. Padre è stata sempre all'avanguardia e poi sono stato anche copiato. Facevamo i savoiardi, facevamo gli amaretti, lo scotto di anisi, perché ci andava il seme del finocchio dell'anice. Lo scotto di anisi e tani salama, poi si segano a piccolo. E si vanno a lungo il goi, più lungo appena, magari goi pure, e si segano, si può fare alto, si può fare basso, e poi col sacco di suburro lo sa ridare appena. Poi facevamo anche le ciambelle. Quando cucchiamo su pane, mamma, straccai, pizzami, dai, poi facevamo una canta gallettina, ci prati surro, crescinde, tenne bisogno, ai mamma mia, te fa via, come lì, scopaggia il mio sotto fascizzente, te fa in le gallettine. Di narai dai, no? Intanto no, la fa via di tutto. Poi mi fece un biscotto del sarigina, biscotto del sarigina sono come ti gusta quasi, sarò ma lui tenne. Poi, per il periodo, per Pasqua, allora facevamo le formagelle, che aveva, diciamo sempre, il formaggio. Poi chi aveva le vigne, facevano la saba. Noi, sa sti ricca nostra, sa, non la brinca niuno. Che noi scoghiamo oltre... Noi scoghiamo sa farina, come in una volenta. La scoghiamo. Mentre invece, so satero, so, pone in casa, ponene, pane ratato. S'unica noi che faghimo sa stirica sa proprio così tesinara da questa simula. Ogni chilo di farina dovete distrutto, poi ti fai le sfoglie. Invece per la saba per ogni litro di saba ci vogliono 2,5 di semola. Ci grattugi la buccia di un arancio.
E poi si fanno le sfoglie, si... con le... la saccapoggio, come si chiama? Saccapoggio, con quella tiravi il coso, le piegavi e si cuocevano. Sul giulminoso, sul bianchino, la signora italiana, sul giulminoso, a Santiga, non come dico scrivere in comodo, che sotto canto mi pare spuma e mare, innanzi invece vieni tutto bene mendola, buono, bello. Per ogni chilo di zucchero, mi pare che c'entravano 13 albumi. Si lavoravano bene, poi si prendevano le mandorle si tagliavano fine fine e poco poco si abbrustolivano, quindi si mischiavano con tutto l'albume, con quelle cose e poi... Poi tutto finito, tutto già il modo scambocato, cioè potevano trivagliare, potevano trivagliare mi tutto lo paghiano. No, come sempre sui tribagli, che usavano genere. Mamma mia. Per carità, non parliamo di quello, perché ciò che ho passato io con la guerra mondiale, a raccontarvelo, non sembra vero. Però ve lo racconto perché mi faccio ridere. Tenia un tio coronello. Deo veria stare in Sardegna a fare su soldato. Questo tio, no. Dopo non aveva noi di adesso, in Piemonte, a Vercelli. Ed è perché già sta bene, artiglieria contro aerea. E lì abbiamo stato un annetto. Dai qua siamo sbattuti con questa batteria rotta. A suo fronte, de Francia. E abbiamo stato su un mesetto qua, accampato sempre in mezzo su noi. E poi siamo rientrati, dai qua siamo rientrati alla caserma. Dai casemma siamo tornati a Besile, in Jugoslavia. E noi bisogna stare a 40 dies, accantonato in una fattoria, in una guile, in una tenuta. Chi mi patria che sono sbagliati? E niente, che voi non se ne canta manco uno, dico, tutto molto su. Uno se ne era il Pippino e Lugo. Celeste Noire mi pare sono due cose. Pippino Fiore sono tre, vedete come dà. Manuele Battolo e mi avevano un altro buco bendato. Non mi lamento, questo non mi lamento. Venisse a guerra in Jugoslavia, siamo partiti in Vercelli. Siamo stati per caldire in Vercelli. Dai Vercelli siamo tornati a partire a Napoli. Poi dai Napoli a Roma. Da Napoli siamo tornati a fare in seguito a Roma. In Roma non mi stavo due dire se via. Ma se in Roma ha approfittato il soldato, siamo andato a Biesu Papa, al suo Vaticano. Da qui mi partito in Libia. Siamo arrivati a Tesinata, a Tripoli. Però è entrato da suo posto e è vestito. Non ho preso il scalato di niente. Abbiamo seguito a andare in Cirenaica, sempre in tutta in Africa. In niente abbiamo accampato. Ma ne che niente, lo da Rasai, quello da Sangai. Lo fa che mi ciò con niente, e ne hanno ogni dia in noi, in noi, se guardano. E che è una Sasai, quello di scutinare e a terra. E poi. L'inglese, il carro armato fino americano, non sono accerchiato un deserto e a suo mare, noi non potevamo passare per lavorare insieme. Basta che da che stabilizzavo il gas, il tenente coronello, se fu in seguito, a Bengasi, si è andato questo. Però poi,
Siamo andati a Sabateria. Deve andare incontro. E già che era già la Ciapita e Bengasi. Sicuramente la guerra si è cominciata. L'ha dato uno tiro e balla e si è distorrato. Ma che? E neanche me. Il grilletto ha potirato. Fulminato. La marrea che non ha lui. E voi mi ha fatto prigioniero nel canale a dove ti sei andata io. A Tobruco. A Tobruco. Sempre in Ie. E Ie è stato 3 mesi. A 20 anni mi hanno chiamato. Andato. Un bambinato com'era ormai uscito, ormai sapevo. In confronto a me c'era della gente più preparata, cosa voglio, proprio non ero uscito mai. Potrei essere calcolato, per esempio, l'indietro degli indietri. Ma là noi eravamo a neanche a 1,5 chilometri, hanno affondato l'incrociatore Trieste, ferito anche di Gorizia. E noi eravamo lì. Io non avevo mai visto uno stormo di cose così, quando l'ho visto, ehi, quanti apparecchi abbiamo. Quanti apparecchi abbiamo, cominciano a scaricare, faccio un salto, mi butto in una vacchia di alloro, a momenti non mi sono crepato io. Quando mi arrivavo ai prigionieri, si venivano sul campo, correndo tutto a suo cancello, domandarmi dei nuovi, dei non uffici, a Panadero, Padre Iesa, che è arrivato a me. Padre Iesa non ha che andato un attimo, vicino ai Giovannino Serra, e tanto me l'hanno fatto venire un attimo. Vado a fare un saluto, tu un attimo sul cancello. Il nome che avrebbe stato un'incursione di aereo su dietro col Ponte Cristo, su che già vino un bello pago, dentro un'incursione del cilindro mitragliato, su cui erano più piedi, sabbiate babbo. Mi fissò le mie e frate mio, io sono finito in tre sovelzioni. Poi di parlare delle condizioni che avevamo, io a me mi hanno mandato, dato la malattia che avevo, mi hanno mandato a casa. Avevo un paio di scarpe legate a fil di ferro. Se pare da lì io racconto un fatto di questa guerra. Te non sono minestraggia, non le mandi come minestra, manco con noi, sì, ma è possibile. E mamma da che girai stava detta, tanto che su vogo, non c'erano cucine, no? E demarai, in questa padella, in questa mia stava a pedra. E mamma mia, ma chi mi la posa questa pedra? Sono arrabbiata, e perché non mi via, chi è da me? Vengo a casa, vado per firmare la licenza di convalescenza, data la causa della malattia. Vado in compagnia. Io per poter andare lì non potevo andare con quelle scarpe, che non potevo. Avevo un paio di scarpe nuove che mi aveva fatto il mio padrino, tanto che ero lì, no? E che a quei tempi non era facile, me le aveva fatte e le avevo. Mi metto le scarpe nuove mie per andare a fermare. Sai cosa hanno fatto? Mi hanno tolto le scarpe mie e me ne hanno dato un paio legate a fil di ferro, peggio di quelle di quando sono venuto. Mi volevo ribellare, ma che? Non c'era vecchio, me le hanno tolte. Cose che capitavano da sparargli proprio. A quei tempi io mi ricordo che babbo diceva che andavano a versare i pastori, a versare il latte al caseificio, anche con 5 litri, perché le annate, non lo so se era dipendeva dalle annate, non lo so da che cosa, fatto sta, che era una miseria. Una miseria, più di così non si può dire. Troppo miseria, dea poco noto, troppo miseria. Non fa niente a mandicare a savare e non la poteva scolzare, due che savare la scolza partiva da a savare. Ero figlio di un mutilato di guerra, figlio unico. Fame non ne ho sofferto, la verità, non ne ho sofferto. Un mutilato di guerra, 75 litri mio padre prendeva così era bene. Ma l'anno finì pure, pure lo schierai che per ricco. Era tutto sotto controllo, non potevano macinare, non potevano fare pane, non potevano nulla. Tutto era sotto controllo. Andare a macinare non si poteva.
nel molino c'era la guardia sempre per sapere quanto immaginavi tu. Salina si furaidi e si luciappai lo denunziaini. E tanto bisogna stare attento con suo padrono e con suo albodale, con suo pastore, schifini. Ad esempio, suo schifini con padre Paolo Bordi che tenivano due squile, uno sera e uno ludignano in che non raghelungo. Noi si lo stentammi, si quando fini sasea andammi a fare l'inna a Nuraghelongo, quando fini Nuraghelongo andammi a fare l'inna sasea. Se spicciocco so chi c'è in disarrangiare come ti vodiana. Come te mi trattaini? Sarà se uno sciupampo, una vita è vana, un piccolo di gas, un piccolo di... Però giusto bevi sempre, giusto in sapena bevi sempre. Mancare il riso lungo, ma già bevi lì. Ah, dai, voi sono inglese. Lo sangarrico in macchina, sa. Lo sangarrico. Ponocche le aree in Sudafrica. Italiano e tedesco, mi partito a spari torri, la seconda avanzata. E ti minde, non si che non essere ne liberato, hanno arriscato a nucleare dai due. Può nucleare dai due, dato che ho passato due viatori, non ve ne date passato a nucleare in Sudafrica. Casi tesinata la stiglieria, tedesco e italiano. Bombardai sempre i soldati in modo che non ho che essere rilassato passata. Hanno arriscato e non hanno successo nulla, bene o male. In Sudafrica, 15 mesi. 15 mesi senza che ne scrive nulla a me, della famiglia. Tutti che siamo spartiti da Sudafrica, non sono andati in riga, non ho dato la posta. 20 litri a sotto mare mandato a me. E poi una domanda, si è che finì. Ammassato in qualche deposito. Disperato i tradette mandare di salitra in presse. Mandare di salitra in presse. Poi, dai due. Mi faceva bisogno personale in Scozia. La fattoria era bella da bestiame. Poi a me mi calava una fattoria che vedi. Maria di Montere e frate Sorre. Baccas e Belveghe e Gai. A te guardare voi. E trivagliai in campagna. Io ricordo che quando sono incominciato a rientrare, tipo Gio Maria Lugo e tutti quelli, non ci conoscevano, io già ero imparando a cucire. E loro venivano lì e chi è scusa? E dicevamo il nome di mio padre perché non ci conoscevano. Eravamo piccoli quando loro sono partiti. Deo, per mezzo della fotografia che hai avuto, mi sta ponata a essa, che vivi, passo sul fuoco, sul vizio. Appannato a te Giovanni, appannato a te Giovanni, su viso ti anche lui loro il bene tu. Mira che no, e appannato su una scalata, appannato di nuovo in piattegheggia, e su una scalata in piattegheggia, si è posto tutto in accordo e partito su teste. Però a poi dei due o tre anni noi non siamo connotti. Dopo la guerra, l'hanno arrestato questo di Alghero che macinava il marmo nella minestra, nella farina per fare la minestra. L'hanno arrestato, dopo un po' ci hanno messo, però di ne ragione del Beppe. Stai girando, mamma, non è sadrudda, Maria dice, non è sadrudda. Dai, sono Antonio da Lobbe Nigere e poi da che lo tiene più bello, più rato, tutto, un campanellino, tutto. E quello c'è tutta la patteghiccia. E quando si è subito, e lo benigliava,
il nome Sant'Agnese, Sant'Agnese su questo Sant'Ono, non se la paitate, così. Su 20 gennaio. Saltato giù questo. E beh, sia di noi, tanto poi fai questa scusa, a chi curriate più uso. Lavorare così l'economia, e non potremmo raccorrere qua, da che rifai di piatteghiglia tutto, e che bell'antono curdo. E curdo, no, non lo so giù, un acchio mica, se no un acchio mio, un acchio metto tutti su dopo, e tutto. E capite che più sono bordato, non era per cai, no? Che giù che altra cosa, un biocchetto, un nome, tutto, San Campanellina, San Libero per Cassonara, tutto. E da che sia subito, San Benedizione e lo cadere. Siana e distribuiano sa sprammas in 80 saida gianna vo gianna dai a sa sprammas e cominciai a saida santa mercoledì sera doveva essere tutto pronto il sepolcro e poi poniana sol nennere sin tutto saldomo so poniana de lentizza de trigo de suchidenia di ognuno de azolu suchidenia poniana su trigo in un piatto e ogni dia lo abbaine. Poi, quando a Pasqua, a suo sepolcro, piccai questa cosa, goi alto che risultai, ma tutto pare, bilde. E gai tutto, venia su a solo, venia a gai tutto. E fino a una volta, però, e gai tutto, bilde. Ma ben bene, non è nel bello. Su sepolcro, non si paghia da come te paghi in comune un sol fiores. Babbo, e so sateroso, bevini sul vasetto il manno so, e battiano sul rampo il manno di solia proprio l'orto degli ulivi. Sagun fraria non le donne, gli uomini, in sa Gioggia c'era la lavanda dei piedi, alle tre facevano la lavanda dei piedi. E andava tutta la confraternita in processione da Santa Croce a Santa Giulia. Andava. Che poi prima si faceva qui a Santa Croce. La lavanda dei piedi la facevano qui a Santa Croce. Ma il giovedì sera facevano la processione qui, no? Facevano la processione e era il viaggio al Calvario di Gesù. E poi in Santa Ruve, che lo ponevano in Santa Ruve. Prima Gesù nella croce si metteva il giovedì sera, non come fanno adesso, si metteva il giovedì sera. Però la Madonna non ci andava quella processione, andavamo il venerdì mattina. La confraternita stava tutta la notte in preghiera, svegli, a Santa Croce per vegliare a Gesù. Il venerdì, quando lo scendevano e facevano tutte le funzioni che si fanno, il venerdì santo, che lo scendevano dalla croce, poi lo portavano qui a Santa Croce, perché la sepoltura è stata sempre a Santa Croce, è stata. E passammo in tutta la via, se lui passava Gesù Cristo, fino a una processione per un'unghita, se ne sognava la sera. E su somine, se sognava una santa, e se gioia santa, beh, giù in quel capo c'è da seguito, che bisogna so soggio, c'è via. Si poneva un cusso, come invece non si andava in più, invece non si poneva un cusso, invece se al femmino ci viene solo su col dono bianco. Poi si pagavano questo il mazzettino di fiores, di archimissa e di isopo, si pagavano questo il mazzettino, so, in sul letto dei nuovoni a Gesù Cristo, quando nel lugare andai a lui, si scravamento, dopo si scravamento, l'uomo in sala terra, che si narra, sutta dei gue, veni a questo anno bianco e sterido e tutto fatto, tutto ben assentato il goemi di questo il mazzettino so, di fiores e sal violetta sa, non viola mammola, sa tra il violetta sa, vi vidi e si sopo un sarchimissa ca, su demoni un'arada in cui beste si sopo e punte con un bivotto poi beste alchimissa e non poto manco unissa
quindi su demoni non podiata, né con Gesù Cristo né con Nostra Signora. Su Giappa do Manzano, canon degli sconzaini, custo il fiore il beneitoso, e niana distribuidoso a sa confraria e poi a su paese. Capiti, sul fiore del bestato Gesù Cristo. Il sabato mattina usciva tutta la confraternita a cercare a Gesù, come uscita la Madonna, no? Dopo morto Gesù, uscita la Madonna a cercare a Gesù, eh? E così usciva la confraternita, faceva il giro di tutto il paese con una croce nera, senza esserci Gesù, una croce nera, e facevano il giro di tutto il paese con le preghiere, sempre in saldo, tante preghiere in saldo. Finza a su Giappa do Zero, non sono io da gloria, voi quando sono io da gloria, tutta la gente, tutto quanto c'è la famiglia, sa? Quando sono una gloria, si deve battere forte il tavolo, sul tavolo i pugni si devono battere per rafforzare le catene del diavolo che c'è sotto il mare, perché c'è il diavolo sotto il mare catenato da Gesù per non fare del male. Allora, quando suonano a gloria, che suonano le campane, no? Prima di fare il sabato sono la gloria, su sabato notte come lo suonano, vicinante lo suonai a su sera. E tanto in tutto quanto, la famiglia come intendeva la campana, tutto battiano sopra il banco, può rafforzare la scatena del suo demonio sotto su mare. Si incontro della Nostra Signora con Gesù Cristo. Si deviano incontrare in piazza de Gheggia, de Santa Zulia, e fariano tre passos e si inchino a Nostra Signora, e poi altri tre passos e torna si inchino, altri tre passos e torna si inchino. Deviano fare Nostra Signora con Gesù Cristo. Quando vini proprio vicino, cambi vi anche lui. Che mi sono dimenticata, quando vi vidi l'incontro di Nostra Signora con Gesù Cristo, comprato da Dotta Canta Saida, un angelo coi manno, bello, bello, ma bello, che vide una cosa non credo. Il Corpus Domini era sempre di giovedì, era una festa religiosa, e obbligata nella messa, uno. Fino una festa buona, ecco, cioè, il Corpus Domini. E allora facevano il giovedì sera, facevano gli altarini. Ognuno che era gria fa, che come te scomodo, andava su barra, come in piazza mia, per l'altarino. Che bello suono, che l'ha invocata. Già la fa che come, ma la fa che ne avevano fatto a Natale, o quando può. Da questa vita di andare a Bonuichino, da carrella, tutto andare in questa carrella di Santa Rughe. In settembre, in ogo che passai a Villa, dal scunzato, tutto andando a Bonuichino a dormire in nie. Andamisi, oleamisi su vetro da Egheggia, che veniva su vetro puro. È un momento bene di questo tempo, proprio. E poi mi vide una vessa. Andare a Bonuichino, vedo una. Come ti mi sarei fatto un regalo umano, figura a Pemi? Non ci credo. Calami sul mulino, e detto poi in strada che verso può andare a Bonuichino. Bonuichino, allora c'è gente che vive che fa la novena, Sanuina il Naramuno, Sanuina. Gente? Tutto gente, una cosa che non credo, tutto pieno. A me che qualche volta ti dice, ma sono mamma, io no, che vi devota, mi sengheggia, sempre, diciamo. E mi aggiunto a me, a Bonuichino. Non si fa che ad altro, pregare, cantare, e due le cose scantare, due per storia.
andando come sta campagna di Bonuino, mica il voi come te vesco, no, piuttosto famiglia, scusino, spiegò col goimi, battero in banno, giù via, anche in tutte le notte e dia, piuttosto diverso, giù me. Il principio di te, in grandezza e dignità, Maria, mare profondo, tu governa su mondo, posti in dessa trinità. E poi c'è strofa già, tutto, no, come non viene ne manca a mente. Ma vi bella, mi scusa, tutto la canta, mi scusa, il maresa, il spadriesa, tutta buona. Da mia nonna sapevo che per i morti facevano il piatto dei morti la notte dei santi, e preparavano un piatto, se uno fumava, per esempio Morton, che fumava quando era in vita, allora mettevano i sigari, e questo lo faceva mia nonna, però mamma non l'aveva mai fatto. Da Savasta si veniva in banca, che ne veniva molto alla via Gare, non la mandigare, e si veniva da melograno, papassini, e suane, solo fulchetta nel boltello no. Non si demoniata. Però io lo sapevo che lo facevano, e se no se lo vaga da. Ce l'ho fatto, già lo prego, l'ho fatto con babbo, con mamma, e nia non ha che mandigare niente. Però si usa i gai e lo paghiamo. Santa Barbara facevano la festa, la messa va bene, la dicono ancora, però c'era un gruppo che si occupava di questa festa, andava in soveraggio, o canno in soveraggio e se ne andava Danilo o un altro, e la messa la pagava il custo. E poi fai questa processione, voi. E in domo del soveraggio, fai che sul ballo, chi è di devoto Santa Barbara, fa che sul ballo so, e che tutto va a Santa Lucia. Santa Lucia e Santa Barbara facevano due feste, non era festa di precetto, però facevano la festa che ballavano, e bisogna fino al Deo a sul ballo di Santa Lucia, ma Pisei davvero. Allora, i regali di Natale. Mamma mi sponia tre robot scaramella, non riesco a andare fine, sotto il capitale, dai che mi dormire. E te ci stavi il mannita, vero? Mignale c'era mamma. I tre batti oggi sono bambini a te. E Dio. Noi ci sono bambini, no, sai mamma su. E mamma, ah, sono mamma sono, da come da notte nulla, e non la posso più, non la posso più. Vedono un negozietto vicino, no, e devono già avvisare che stanno andando a scomporare la scaramella. Non che la sposta, poi vi schizzata, che la posta sotto la capitale. Dicono, non so, sai, non ci sono bambino, sono mamma sono. Ah, sono mamma sono, tanto nulla. E no, perché come no, tutto il tempo sono diverso, sono 90, ma vero, Salvatore, 90, passa il tempo. 90, passato, mamma mia. I divertimenti erano pochi allora, sì, dopo, sì, bello, so. Dopo la guerra è iniziata, ha aperto questa sala da ballo, se no non c'è il divertimento. Si passizzai, si andai da passeggiare su sta domenica da Egoso, da Guventu a Cantareddu, da Cantareddu a Guventu, da Guventu a Coso, a Cheggia. La via Tegheggia, c'era il convento, fu tutta una passeggiata in Sistio, no? Quando pieno completamente gente, tutto passeggiato. In altre passeggiate, invece andavo sul bar, là non ci passeggiate, andavamo tutti a passeggiare.
poi si è trasformato e tutti al bar, passi di zero. Non fino a messo ogni giorno, un'altra salita, la domenica e basta, è diverso. Il rompere il passeggiare a un'ala e la femmina da satta. Non però ora si viene a avvicinare, non sul babbo, mi da ammazzare tanto, non ci mette i gomma. E quindi, fidi, prima di avvicinare venivano a misurarsi. Non era facile, capito? Noi si avvicinare una femmina, tanto, l'avvicinamoci in su periodo di carrasegare, punto e basta, da. Non bestiamo al femmina, primo. Non lo facciamo bestire. Nella azione cattolica ti vagliamo fuori subito immediatamente, se tu andai solo a Lombia sul ballo. Noi se non andavamo mai, manca a Piazza Ballo, a Via sul ballo, non andavamo mai, perché ti sospendiano immediatamente, figai, e se male che ti subestire. Se per esempio una vicina, tornare a tre, che battono le gambe, se veniva non vestire in nove, la sospendiano, subito. Fui sospesa, fui una cosa un poco ristretta, infatti no. E se pare sparita, penso che sia più sicuro, si sa come. Ma io da quando ero piccolo, 10-15 anni, giocavo anche a pallone anch'io. Pallone tanto per dire, non nella squadra, né così, amatoriamente. Giocavamo noi un po' più anziani contro quelli più piccoli che ci davano bastonate, Giovanni Antonio Cossu, Liano Cossu, Gian Antoni, Angelo Cossu, Antonio Paolo Cossu, tutti quelli lì. Quindi noi, i divertimenti allora a quei tempi erano questi. Prima modo non ce n'era. Il campo prima era per così. Prima era per così qua il campo. E giocavamo, ma giocavamo con Pozzo Maggiore, per esempio, ma così amichevole. Campionati io non ho mai visto. Ai bar ci potevi andare poco perché non c'erano soldi. Dimmi, qualche bicchiere in magazzino, così, perché ognuno produceva vino allora. Si venivano, beghe, beghe, doi, secondo che quelli più simpatico, più amico. Io andavo a buffare una tazzina a domo. Io pensavo pizza, una cosa che e si va e dai, e si discutia dai, e si può fare una tazzina. C'è un divertimento bello, visto la domenica perché via da campagna, che entra chi da a trovagliare in impresa, da che qui su sabato, la domenica. A campagna, a solo. A buffare, tra l'amico la buffare, imbriaco con quello dito. Imbriaco con quello, è vero. Tu hai visto un cantatore a terra, un suonatore a terra. Andiamo, devo cantatore, un altro cantatore, io facciamo la serenata per esempio a Maria, a Giovanna, a chi si sia. E andavamo così, da una casa all'altra. C'è musica praticamente, tanto, la pratica è in meda, in patria, su santi con nostro, su anziano nostro. E anche ci tenevano. Una volta abbiamo fatto una serenata a Pirino, Antonio Pirino, in Cantareddu, l'ultima casa a sinistra andando, e ci hanno fatto entrare la cosa che hanno buttato fuori da mangiare, e contentezza così non hanno fatto mai, la verità, per due voci a chi terra, ci teneva. Vicina mia, batti un mezzo vetrino, mezzo montesino, sono Sillerici, poi diventato so bar, ma prima si chiamava in Sillerici, e ogni Silleri mandai so spadrieso, so chi si intendiano di poesia, ammento i fratelli Scanu, parlando di Tio Michelino Scanu, eccetera, cantai bene a poesia, e i suzzilleri che andai a buffare in compagnia tanto cantai la poesia, e mi ammento benissimo sabbiata del zio Pietro Meloni che tenia su bar in Piazza Ballo, suonai su mandolino,
no? E io su accompagnai, e poi un attimo suonai sa chitarra, e io su accompagnai con su mandolino. Però la chitarra non era come adesso, la suonavano all'antica come facevano prima. Era diversa la chitarra, la chitarra è sempre quella, però il suonare era diverso. Poi hanno mezzo rago appena gaglia. E andiamo a ascoltare questo scantico che danno che vedi Tiore Mondubira sul nottaio in mezzo di Sardegna. Quando si va a salgare la poetica in patria, normalmente si presenta Tiore Mondubira, Tiore Mondubira, Barone Ducone, De Buzzò, e poi Satello di Onolva, eccetera. E quindi ad uno di Saramonte, quindi ad uno di Corso, di Nova, di Trenuragas, Trenuragas. E andiamo a ascoltare questo, cantai da San Noe a Saldù al De Manzano. Beh, Deo addirittura mi che giugia, Saga Drea, minore, dai domo, a piatta e ballo, su. Mi si sia denanti per ascoltare le porte. Hai fino un cantatore l'arte di patria. Chi è? Capino Luna. Capino Luna, te ora penteso cantente, dai piatta dei dettori, in Saviatta, cantai in Saviatta, e chi sono là i figli? Non mi dà mente di là. E cantai con Tio Barosai. Sì. Calbella a cantare al padre Aburo, a cantare il padre, Gavino di Luna, sì. Tutti i Pipino Viola, sì. Gavino di Luna, sì. Gavino di Luna, Gavino di Luna, vedi, fradile in primo grado de mamma mia, da Samalte degli Are, e quindi de sa mamma del Gavino Luna. E... ed è un momento quando lo vento mai di mamma e babbo può sapere buca che tenia la cantante e scrive poesia e scrive da Isus a scantone che cantai di sa disperata una delle più belle, no, che cantai di. Quindi io sono stato sempre appassionato del canto di Zio Gavino Luna. Te lo chiamo sempre Zio Gavino Luna. No, Caisso di Luna. Lunas, fidi, no, nome d'arte. A che terra anche ne ha per l'armonica tanto? Che prima non ne sono mai. Poi, ambita da parmi, poi è tanto. Poi ha cominciato con Italo Meloni. Marito mio vedi Italo Meloni e suonai sa fisarmonica, un grande fisarmonicista conosciuto da tutti i paesi e di vicino a patria. Era la suonare che faceva con Paretta. Sentito mai? Su ballo rosato, sì, mettendo su ballo rosato. Quando faceva su... quando facevano su Sozzi, Bellia Melone con Italo, eccetera, e la musica vidi più su familiare, e tanto pensare su bar, sabbiata di Italo, suonai la fisarmonica. Quando intendiano su suono della fisarmonica, poi italino la suonai in un modo particolare, proprio bello, no, allegro, tanto accudiano su Zilleri. Allora accudiano su Zilleri e buffai. E quindi ci passai una serata o qualche ora di divertimento tutto un pane. Poi sono con divertimento, fidi su ballo saldo,
Ma lo saldo, la mazurka, la parte, tutto questo ballo lo faccio. Ma subito faccio ballo. Io di piatto ballo sono un momento, un particolare. Quando la gente vede più unita, più compatta, più amorevole, più affezionata, no? Si fa via su ballo giallo, in piatta e ballo. Quando si strada, vedi, la piatta vedi ancora a terra battuta, no? E mi metto questo ballo giallo che non finiva mai, un serpentone che non finiva mai, no? E entrai, e lui che si accave di stracco, e due suonatori che sono in fisarmonica, uno di cui sono figlio Giovannino Corso, no? Un altro vidi che poi va via una gara, sono suonatori, e un altro vidi uno che è fidanzato con una figlia del tio, vidi con Tonelli in patria, i Floristini, e fa via una gara, a chi fa via durare di più su ballo giallo, e la gente entra in messia, a dare che finito, stracco, c'è molto, su, no? Due dia, questo so, tutto questo spillo bianco, so, dai su giù per gli olaidi, suonato su. Costa vidi, sa piatta e ballo. E noi tutti andiamo a si divertire, e noi faria so scanto, e noi faria so poesia, e noi andiamo a chiacchierare tutto canto. Ecco, questa vidi tanto, ma più popolata tanto. Come purtroppo Dio va pagissima gente. In sosperdito scontento, dulce scaro spensamento, il gusto la sapevi stare. È sfinito ogni contento, i spari di un fumo vano, non resta da te in mano, che punto spie non ven. Calmare tanto tormento, o memoria non può dire, memoria non può dire. Non lo esco, lo io proprio sincera, di prospettiva, non che andata, non che più gente, non che andata giovane, non che tribaglio, non che nulla. Come te si fa ad avere una cosa prevista di bere, via di cosa, che da che la gente subito si, come te sono subito si cannano, no, quei guddani, comunque si cannano fuori. Mamma mia, non lo so, ho detto continuiamo così, boh. Non ci rimane nessuno. Ebbene, se si spopola in desì, per statistica vostra, sì sì, no. Statistica, se non hanno gli introvede 20 anni, ti ha potuto sparire completamente. Pari è la tranquillità che lo fa ancora vivere. Però, d'ora in poi non lo so, noi non come andare, voi vediamo. E boh. E cosa mi aspetto? Non lo so. Oh, lo credo. Lo credo che nel male, no? Già siamo andati avanti, non va. Lo credo. Vero, lo credo. No, ma penso che non è chi è andato avanti, va, ti dà. Che uno già che sta ancora, da. Cerca di morire, ma già che dà ancora. E poi il giovane invece mi cadavi su loro, ne debba una patria. Non il gai.